abitanti in Duf sono arrivato a Rabuni. Los campos de ho visitato i campi profughi nel Sahara. Y al regresar, e quando sono tornato ho ricordato le parole di Chemal. Hagas lo que hagas y les qualunque cosa tu faccia, e non importa quanto tu possa dare loro, tu avrai sempre i migliori sentimenti da loro. Y con esta e io comincio a lavorare con lo stesso sentimento. Nel 1934, su richiesta della Lega delle Nazioni, la Spagna spedì un piccolo gruppo di soldati e amministratori a occupare 250.000 km quadrati del Sahara occidentale. Fino ad allora la presenza degli spagnoli era limitata a stabilire tre basi di pesca in luoghi isolati della costa, come Bonelli e Francisco Benz. I reduci dell'esercito spagnolo costruirono due città, reclutando i nomadi e fermando le guerre tribali. Ma la grande trasformazione della società saharawi non ebbe luogo prima della metà degli anni 70. A quel tempo cominciò lo sfruttamento delle ricche miniere di fossati. In un breve periodo furono costruite strade e porti. La Spagna mandò tecnici e soldati e dall'interno del Sahara vennero i primi nomadi che volevano diventare lavoratori o soldati in cambio di un salario. Allora i giovani aspettavano con pazienza di avere una casa, beni materiali, eventualmente una Land Rover. Ma per ottenerlo avevano bisogno di imparare lo spagnolo e ricevere un'educazione. La società saharawi fu scossa. In meno di 10 anni la metà dei nomadi vendette il proprio bestiame per andare nelle città. Quando Franco e sua moglie visitarono il Sahara, l'Aiun sembrava già una città d'affari. Questi nomadi urbanizzati, e soprattutto i loro figli, si abituarono al cambiamento molto velocemente. Come risultato del loro rapporto con gli spagnoli, in pochi anni impararono la nuova lingua e nuovi modi di usare il loro tempo. Quella vita continuava a stento, ma aveva profondamente influito sull'intera popolazione saharawi. Il contatto con gli spagnoli significava abbandonare una parte della propria cultura. Essi continuarono a rispettare la tradizione. La religione musulmana fu mantenuta. I matrimoni erano organizzati e celebrati come sempre. Comunque, stava avvenendo un doloroso taglio col passato. Era un rapporto squilibrato che aveva lasciato i saharawi struggersi fra la malinconia e il risentimento. Ma la nuova situazione ebbe un effetto inaspettato. I saharawi divennero consapevoli della loro identità. Nel 1970, per la prima volta, protestarono, chiedendo alle autorità spagnole di informarli sul loro futuro. È chiaro che stiamo trattando di un processo di liberazione di tutto il continente africano. Sfortunatamente la nostra protesta pacifica è stata repressa. I prigionieri sono stati presi, sono stati uccisi. I leader del movimento mandati in esilio. Da allora un gruppo di patrioti saharawi ha cominciato ad analizzare questo processo, cercando di dargli una nuova dimensione, un nuovo centro. Un nuovo enfoque. Nel passato, la Spagna aveva avuto dei conflitti con dei gruppi isolati di nomadi. Allora essi dovettero affrontare un gruppo di giovani persone di città, alcune delle quali con un'istruzione universitaria. I nuovi ribelli non volevano molestare gli spagnoli, ma piuttosto cacciarli via. Cominciarono a ricevere armi da alcuni paesi islamici e attaccarono alcuni avamposti di polizia. Nello stesso tempo reclutarono rinforzi nelle città, nei villaggi e negli accampamenti nomadi. Infine, si resero conto che avevano abbastanza potere da creare un'efficiente organizzazione politica. I muri della città che la Spagna aveva costruito furono usati per raccogliere questo testo.
La rivoluzione nel Saguy El Hamre, Rio de Oro, fu proclamata perché un popolo esiste. Là c'è veramente un popolo. E il 10 maggio 1973 fu costituito il Fronte Polisario, un movimento che rappresentava il volere dei Sahrawi e che avrebbe usato ogni mezzo disponibile per la vittoria finale. Pubblicamente, il Fronte Polisario era impegnato solo in azioni di guerriglia che ebbero una piccola ripercussione e non allarmarono seriamente le autorità spagnole. Tuttavia, questi piccoli attacchi ottennero un effetto maggiore di quanti Sahrawi avessero previsto. Quando i leader delle Nazioni Unite, dopo vari tentativi, visitarono finalmente il Sahara occidentale nel maggio del 75, ricevettero una sorpresa inaspettata. 10.000 Sahrawi, quasi l'intera popolazione, salutavano gli ufficiali di alto rango con bandiere e poster per supportare il Fronte Polisario. L'impatto fu così violento che neanche la censura spagnola poté ignorarlo. Risolvía que el Sahara Occidental tenía derecho a la independencia si sus habitantes lo aprobaban en referéndum. Desde ese momento. Cinque mesi più tardi, le Nazioni Unite dichiararono che il Sahara occidentale aveva diritto all'indipendenza se gli abitanti avessero votato a favore di questa in un referendum. Da quel momento e durante i mesi seguenti ogni cosa andò molto in fretta. Il Marocco mobilitò 350.000 civili pronti a invadere il territorio del Sahara. Erano stati reclutati tra le grandi masse di disoccupati che vivevano nella periferia della città e che raggiunsero il confine in uno stato di esaltazione patriottica. Questo movimento di massa fu chiamato la Marcia Verde. Questa grande operazione era stata preparata da mesi, a opera dei militari nordamericani, e aveva il supporto del governo francese. Il principe di Spagna visitò la IUN per calmare le truppe e i Sahrawi. Ma malgrado i propositi spagnoli, tutto era stato già deciso tra Re Hassan e le superpotenze occidentali. Franco stava agonizzando mentre il governo spagnolo mandava avanti le trattative con Re Hassan. Il ministro Solís Ruiz negoziò che la Marcia Verde sarebbe avanzata ancora di 10 km nel Sahara e, dopo un breve ritiro, il territorio sarebbe stato diviso tra il Marocco e la Mauritania. Gli spagnoli abbandonarono il territorio così in fretta che fu difficile trovare una spiegazione. Prima che gli spagnoli lasciassero il paese, le truppe marocchine stavano già invadendo i primi accampamenti e arrestavano i giovani. Entro poche settimane, per i due terzi della popolazione sahrawi, cominciò l'esilio. Le conseguenze dell'esodo furono spaventose. La mancanza di acqua e di cibo, le alte temperature e la stanchezza causarono migliaia di vittime, specialmente anziani e bambini. I nomadi che si trovavano a sud fuggirono verso la Mauritania. Il resto venne guidato dal Fronte Polisario verso l'Algeria. Lungo la strada furono improvvisati degli accampamenti e là i bambini cominciarono a morire, vittime della malnutrizione e della dissenteria. Dovemmo organizzare tutto. Per prima cosa un posto sicuro per i bambini, per le donne, per le persone più vulnerabili. E poi organizzammo la resistenza contro quell'esercito. Preparar la resistencia a esos ejércitos. In quella situazione cerchiamo di spiegare al resto del mondo, e in particolare alle Nazioni Unite, che c'era un referendum non risolto, che gli spagnoli avevano già cominciato un censimento della popolazione e che non avremmo concesso nessun tentativo per ostacolare il nostro processo di liberazione nazionale, come avevano fatto tutte le altre nazioni africane. Una tentativa di aborto a un processo
de liberación nacional como todo país africano. Ieri i marocchini volavano bassi. Alcune volte lo facevano solo per divertimento, altre volte ci attaccavano con le mitragliatrici o gettando bombe al napalm. Era una barbarie. C'erano donne, anziani e bambini fra noi. Presero tutto, tutto, anche alle nostre donne. Mi arrestarono e mi portarono dai marocchini, che mi tennero in prigione fino al 1979. Quando fuggii ritornai con la mia famiglia e andammo nei campi, nel deserto. Mi unii al fronte Polisario fino al 1984. Mentre gli esiliati piangevano i loro morti e mentre i giovani si riunivano per formare un esercito, i Sahrawi decisero che avevano bisogno di essere ascoltati in ambito internazionale. Così, nel 1976, in un'area desolata dal deserto, si dichiararono Stato indipendente. Basandoci sullo Statuto delle Nazioni Unite e sulla libera volontà del popolo saharawi, annunciamo oggi al mondo intero la proclamazione della Repubblica Saharawi. Contro le previsioni degli strateghi occidentali, i Sahrawi scoprirono che potevano combattere e vincere nel deserto. Ottennero le prime vittorie. Il Marocco dovette potenziare il suo esercito. La Mauritania abbandonò la guerra dopo poco tempo. Gli altri abitanti dei campi profughi sono i prigionieri marocchini. Quasi tutti sono reclute dell'esercito. La loro vita consiste nell'aspettare una definitiva conclusione del conflitto, che il Marocco accetti uno scambio di prigionieri. Ma il paese che li ha mandati a combattere non ha neanche riconosciuto la loro esistenza per molti anni. Alcuni aspettano da più di 20 anni. Sono disperati, hanno perso la loro libertà. Nel 1991 i prigionieri saharawi pensavano che le loro sofferenze sarebbero finite. La Repubblica Saharawi, dalla sua costituzione, ha vinto molte battaglie diplomatiche, che cominciarono con una favorevole risoluzione del Tribunale dell'AIA, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di quella dei paesi africani. Col tempo furono stabilite relazioni diplomatiche con più di 80 paesi. La soluzione sembrava a portata di mano dopo il piano di pace con il Marocco. L'accordo, sancito dall'ONU, prevedeva la redazione di un censimento e la realizzazione del referendum per determinare il futuro del Sahara occidentale. La materia, lingua, tema, lettura. La consonante o la lettera è la P. P con A, se le ha fa, P con E, se le ha P con I, se le ha P con O, se le ha P con U, se le ha U. En los campos de refugiados, nei campi profughi tutti i bambini vanno a scuola ogni giorno. Anche se il materiale scolastico è scarso, ricevono un'educazione bilingue fino ai 18 anni. Per ragioni politiche e anche per ragioni emotive, dopo la Sania, lo spagnolo è la seconda lingua. Materia, lingua, tema, lettura. La consonante o la lettera è la P. Peine, mapa, pala, pugno. Il contrasto con la cultura spagnola e il lungo esilio hanno cambiato le basi culturali della popolazione, che ancora 30 anni fa conduceva a un'esistenza nomade. I bambini, isolati da tutto, giocano sulla sabbia del deserto con macchinine di latte che si costruiscono da soli. Ma quando crescono, sentono che quella vita è ingiusta, perché gli ha negato una memoria.
varados en el desierto más rimasti nel più desolato deserto, avere un passato che può permettere di tornare con la memoria al paese per cui stanno combattendo è un tormento. Un tormento necessario. Parlare del passato per i Saharawi è un argomento senza fine. Ma nei campi non c'è solo un'atmosfera di riflessione, magari di scontro. I giovani che studiano all'estero, le nuove generazioni nate nell'esilio del deserto, portano nuove idee e hanno gusti differenti dai loro genitori. È un fenomeno che i musicisti saharawi riflettono quando fondono i ritmi tradizionali e gli strumenti elettronici con atteggiamento molto eclettico. Nonostante i suoi limiti economici, la Repubblica Saharawi cerca di assimilare e di usare le nuove tecnologie. Grazie ad alcuni video, divulgano le immagini in tutto il mondo e incrementano un prezioso archivio di immagini. La maggior parte dei rifugiati trova tutte le sue notizie tramite la radio. Grazie ai suoi programmi, la stazione radio offre agli ascoltatori piacevoli momenti in un luogo certamente non facile. Le temperature tra i 40 e i 50 gradi creano profondi disagi, soprattutto in chi aspetta pazientemente sotto il sole il proprio turno dal dottore. Nonostante le scarse risorse, i rifugiati sono riusciti a mettere a punto una rete di piccole cliniche ambulatoriali e grandi ospedali, dei quali sono particolarmente fieri. C'è anche una sala operatoria. Nei campi di Tinduf le cure mediche dipendono dagli aiuti internazionali. Parte dello staff medico è composto da volontari europei. Vicino all'ospedale c'è un piccolo spaccio. Anche se i Saharawi non hanno una moneta, alcuni rifugiati ricevono una piccola paga o una pensione militare dalla Spagna. Con questo poco denaro possono migliorare la loro dieta e comprare qualche piccolo oggetto. Nei campi il numero delle donne è molto elevato. In realtà tutto dipende da loro, dai lavori meccanici a quelli più specialistici. Gli uomini giovani vivono lontani, nei campi militari. A malapena tornano a casa per 2 settimane ogni 3 mesi. Queste abitudini, benché essi preservino le tradizioni, stanno causando un cambiamento culturale senza precedenti. L'alfabetismo è scomparso e all'università studiano più donne che uomini. Per la prima volta le donne hanno una vita sociale, fuori dal gineceo. E ora sono le ragazze, e non i loro genitori, a scegliere il loro compagno. Nonostante la tregua, i Saharawi vivono permanentemente al limite della guerra. Sanno di essere in minoranza rispetto ai marocchini, ma confidano sulla loro mobilità, sulla loro familiarità col territorio, sul loro perfetto adattamento a un ambiente ostile come il deserto. Sanno anche che un conflitto a lungo termine peggiorerà le condizioni economiche e sociali del paese occupante. È un gioco
che usura i due contendenti e in cui nessuna delle due parti può vincere solo con l'uso delle armi. Nei campi, il continuo movimento dei soldati fa parte della vita di tutti i giorni. Dopo un breve riposo, tornano alle loro basi. La terra per cui stanno combattendo è separata da muri che il Marocco, persuaso dal Pentagono, costruì per delimitare il deserto. Sono un complesso sistema di barriere che copre buona parte del territorio conteso. La loro costruzione riduce la possibilità di una grande battaglia, ma non previene le rapide azioni di guerriglia. E qui puoi vedere quel muro di sabbia. Quello è un ostacolo. Più lontano c'è il territorio minato e poi il filo spinato. Più in là ci sono i muri di pietre e tra quei due muri ci sono le trincee anticarri. Dietro questi muri, nell'entroterra, ci sono le forze marocchine di interdizione e l'artiglieria. Abbiamo acquisito familiarità col territorio, siamo in grado di attraversarlo tutto. Andiamo fuori di notte, disattiviamo le mine, tagliamo il filo spinato e superiamo i muri fatti di terra. Il materiale di tutte le espuas che había, abbiamo le brecce dentro del muro di terra, ma per allà enterravamo la fanza. Nell'entroterra abbiamo scoperto le trincee che separano i muri. Allora facciamo saltare i muri di terra con dinamite o con altri esplosivi. Il muro di pietra e iniziamo a entrare con il materiale nostro. E poi entriamo con i nostri materiali. Da quando è scoppiato il conflitto, la popolazione cresce continuamente nei campi profughi. L'alto tasso di natalità è una delle armi che i Saharawi utilizzano per affrontare il futuro. Mentre la Francia, gli Stati Uniti e la Spagna fanno buoni affari vendendo armi al Marocco, i Saharawi firmano gli accordi internazionali con grande premura. Sanno che, benché abbiano ragione, un solo sbaglio in questo campo potrebbe essere il perfetto pretesto per condannarli all'isolamento totale. Così, negli ultimi 5 anni, si sono impegnati in un dettagliato censimento e la preparazione del referendum indetto dall'ONU, anche se sanno che non potrà mai essere svolto. Verso la metà del 1996, la missione delle Nazioni Unite nel Sahara Occidentale cominciò il ritiro delle truppe, senza aver adempiuto in 5 anni a nessuno dei compiti per cui era stata mandata dal piano di pace. Ancora una volta, il conflitto del Sahara è in un vicolo cieco. Il mio futuro? Non lo so. Per ora devo aspettare. La tensione qui sta crescendo. Forse ci sarà un'altra guerra. Non so se il Marocco può sopportarne un'altra, ma certamente noi possiamo. Le superpotenze furono molto soddisfatte della tregua. Forse ora faranno qualcosa per imporre una soluzione. O forse i problemi interni del Marocco finiranno, rendendo le cose più semplici per noi. Parliamo molto di questo nei campi. È quello che mi preoccupa di più. Nessuno poteva avere più pazienza di noi. Abbiamo avuto fiducia nella Spagna e abbiamo perso la nostra terra. Abbiamo sperato in una soluzione dell'ONU, ma ci hanno messo in questi campi e ci hanno lasciati qui. Se necessario, io farò qualsiasi cosa affinché tutto questo possa finire una volta per tutte. De verdad. Cualquier persona son demasiados años esperando.
A largo plazo, a lungo andare, il conflitto del Sahara occidentale ha solo due possibili soluzioni. Che il Marocco rinunci alla sua rivendicazione, con tutte le conseguenze politiche relative, o che ci sia una diaspora dei Saharawi. Questa può sembrare solo una piccola guerra nel deserto, ma potrebbe scoppiare proprio in faccia alle nazioni che hanno cercato di placarla.